nostro. Povere fatiche, povera la terra intera, che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro, e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi bestemmia le parole. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà per chi bestemmia le parole. Allora, questo è Povero Tempo Nostro, che è la prima bellissima traccia di questo lavoro che non a caso si chiama Prezioso, e noi non a caso abbiamo in linea Paola Farinetti. Ciao Paola! Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. Grazie a te di questa bella chiacchierata che ci offri, grazie a te di parlarci di questo disco, ma soprattutto grazie a te e a chi ti ha accompagnata, perché ci hai recuperato queste tracce che altrimenti non avremmo conosciuto probabilmente. Sono tracce che, alle quali Gianmaria, che ricordiamo è scomparso purtroppo nel 2016, stava lavorando, alle quali stava, diciamo così, mettendo mano, e che tu assieme a un gruppo di amici hai deciso di recuperare e di pubblicare il venerdì scorso in questo lavoro che si chiama Prezioso. Sì, è un po' come hai detto tu, è anche un po' diverso, nel senso che Gianmaria stava lavorando, aveva in animo di fare un disco monografico sul tema della terra, un po' come con le migrazioni, con il disco Da questa parte del mare, no? Sì. Una roba assolutamente antimercato, come era tipico di Gianmaria, cioè non era più l'epoca dei dischi monografici, però a lui interessava riflettere a 360 gradi sul tema, e terra intesa sia come pianeta sia come terra da lavorare, no? Nella quale, sì, possono germogliare i semi o non germogliare i semi a seconda di come si lavora. E Povero Tempo Nostro, che avete appena ascoltato, faceva parte di questo suo progetto, e nella sua idea doveva essere l'ultima, appunto, nella scaletta di questo disco che voleva scrivere sulla terra e che poi evidentemente non ha scritto. Io avevo questa roba preziosa, perché l'avete ascoltata, Povero Tempo Nostro, una canzone scritta nel 2014, adesso siamo già nel 2019, sono passati 5 anni e sembra una canzone del futuro, no? Assolutamente sì. Non soltanto del presente. Certo. E ha un afflato, io lo definisco biblico, no? E questa canzone io non potevo tenerla solo per me, sarebbe stato un peccato mortale, però non volevo neanche sprecarla, buttarla via. Allora ho iniziato a ragionare
su quali canzoni potevano, che non erano ancora state edite, sulle quali Gian Maria aveva lavorato o stava lavorando e che potevano accompagnare questa canzone. E quindi ho avuto chiaro dall'inizio, ad esempio, che in questo disco ideale Povero Tempo Nostro doveva essere la prima, e 10 agosto, che è la messa in musica di una poesia di Pascoli che tutti abbiamo studiato, a volte anche svogliatamente a scuola, vero, doveva essere l'ultima. Vero, però poi con la musica e la voce di Gian Maria tutto diventa tutto assume, io trovo, esatto, no? Esatto. E da Povero Tempo Nostro all'atomo oscuro del male, no? Di Pascoli, in mezzo ci poteva essere una storia. E quindi ho raccolto queste canzoni, la maggior parte scritte per altri, c'è un corpus importante di canzoni scritte per e su Paolo Rossi, proprio espressamente per lui, per i suoi spettacoli, sono canzoni, io trovo, molto interessanti, perché parlano delle maschere, che parlano del rapporto tra attore e personaggio, sì. E però qui sono nella versione del provino di Gian Maria, cioè quello che Gian Maria aveva fatto ascoltare a Paolo. Poi Paolo le ha cantate, in effetti, nei suoi spettacoli, anche diverse, anche con arrangiamenti, insomma, che Gian Maria magari non avrebbe usato. Però, insomma, è andata così. Però mi faceva piacere l'idea di far sentire queste canzoni nella loro versione originale. Tra l'altro, e lasciami così dire una cosa curiosa di queste, sì, due canzoni per... penso ci sia anche Alichino, giusto? In queste, ecco, di Paolo Rossi. Una cosa divertente, prima di sapere, appunto, di leggere il comunicato, io ho subito ascoltato in diciamo, appena me lo avete inviato, e vi ringrazio di questo, il lavoro di Gian Maria ancora non lo potevo trasmettere in radio, ho sentito Alichino, ho detto accidenti, si è lanciato Gian Maria, perché non mi sembrava un testo, diciamo, che sarebbe potuto finire in un suo lavoro, e infatti era stata pensata appunto per uno spettacolo teatrale. Sì, poi su quella Paolo canzone aveva fatto tutta una ricerca, perché, esatto, Arlecchino deriva da Alichino, che è uno dei diavoli delle malevolge dantesche, no? Insomma, quindi, esatto, si era fatto anche tutta una ricerca per arrivare a quella canzone. Poi c'è dentro La maschera di Arlecchino, che io trovo una canzone straordinaria, conoscendo Paolo, è Paolo quella canzone. È sua proprio, sì, è sua. L'ha proprio scritta veramente su misura. Su di lui. E poi, sempre andando in questa direzione, ho recuperato anche Senza parlare, che è una canzone che ha scritto per Mauro Ormano Giovanardi, sì, che Giovanardi ha messo nel suo disco Il mio stile, con un arrangiamento completamente diverso, insomma l'ha resa sua, secondo il suo stile, giustamente. E quella canzone io avevo chiesto a Gian Maria di scriverla, perché producevo Mauro Ormano Giovanardi all'epoca e volevamo andare a Sanremo, no? E Sanremo era la cosa più lontana da Gian Maria possibile, e ha scritto questa canzone che per lui era una canzonetta, no? Leggera dal suo punto di vista. In realtà io la trovo magnifica, questa, sì, che lui dice che diceva leggera. E la cosa divertente è che quando sono andata da Conti, dallo staff di Conti, per far sentire questa canzone e per vedere se poteva essere presa al festival, cantata da Mauro Ormano Giovanardi, mi dissero bellissima, bellissima, però troppo intellettuale. E mi fece molto ridere, perché Gian Maria la considerava una canzone leggera. Tutto è relativo, cara Paola, tutto. E veramente. Qui c'è, in questo disco c'è la versione cantata da Gian Maria, che tra l'altro è accompagnato in questo caso da Gabriele Mirabassi, clarinettista, sì, perché loro stavano facendo una tournée in Germania, e Gian Maria mi aveva telefonato dicendo ce l'ho, finalmente ce l'ho, ho scritto questa canzone così non mi scocci più. e l'ha fatta registrare intanto che facevano il sound check, e me l'ha mandata via WhatsApp. Ti racconto queste cose perché in realtà queste canzoni che voi sentite, che tu hai sentito, sono molto semplici, basiche, per lo più chitarra-voce, ma partono da provini che più casalinghi non si può, sui quali è stato fatto un lavoro pazzesco di post-produzione, non perché si sia corretta la voce di Gian Maria o si siano cambiate delle cose, ma perché bisognava rendere queste tracce, che non erano
registrate su piste separate, come normalmente si fa per quando si registra un disco, per renderle godibili a chi ascolta. Certo, no? Però e hai voluto salvaguardare in ogni caso, diciamo così, la traccia originale, senza sovraincisioni, sì, leggevo. Assolutamente sì, perché volevo restituire questa immagine di Gio Maria al lavoro e questa intimità, che io credo ci sia moltissimo in questo disco. Io volevo, il mio obiettivo è stata la guida, è stata la voce di Gio Maria. Sì. A volte anche a discapito della chitarra o degli altri strumenti, ma la voce doveva essere la linea guida. E poi ci doveva essere una certa ruvidezza, una certa carnalità, e poi l'immagine dell'uno a uno. Cioè, mi piaceva pensare che ognuno ascoltando quel disco avesse l'impressione che Gio Maria cantava solo per lui in quel momento preciso. Ma ti posso dire che questa è stato perfettamente centrato questo obiettivo. Tra l'altro io ti dico, insomma, che ho avuto il piacere, insomma, di ospitare Gian Maria in una precedente radio e ci ha regalato un live di due brani in diretta, lui, voce e microfono e chitarra e nient'altro, e se non fossero già state pubblicate quelle due canzoni erano pronte per essere pubblicate, quindi aveva questa grande capacità, ecco. Assolutamente, infatti io mi rimprovero tantissimo, l'ho anche scritto, che sono un po' la mia colpa, perché la maggior parte delle canzoni le ho registrate io distrattamente con uno Zoom, no? E lì ero nel pieno della vita, eravamo tutti nel pieno della vita, non sapevamo quello che sarebbe successo, no? E quando si è nel pieno della vita ci sono sempre mille urgenze, mille cose contemporanee, no? Certo. E quindi magari stavo registrando, però mi cadeva la biro, mi suonava il telefono, insomma succedeva qualcosa. E mentre io ero distratta, invece, la cosa straordinaria è che Gian Maria c'era sempre e cantava come se fosse per sempre. Tra l'altro sempre intonatissimo, non c'è stata nessuna correzione sull'intonazione, eppure erano provini per lo più appunto o da far ascoltare altri artisti o da depositare alla SIAE, insomma, quindi non era niente di che era previsto per un utilizzo futuro, però Gio Maria c'era. Certo, e ti sei fatta accompagnare in questa operazione da Roberto Barillari, ingegnere del suono. Assolutamente, mio fonico, quello con cui lavoro da sempre, che conosce il mio pensiero ormai, forse anche prima che io lo pensi, perché è molto importante avere un partner tecnico che si metta sulla tua stessa linea di sensibilità, perché è evidente che io non ho una competenza tecnica, se no non avrei bisogno di un tecnico. Lui deve tradurre in linguaggio tecnico quello che ho nella testa, ed è fondamentale che ci sia sintonia e che ci sia un'identica sensibilità, e con lui tutto ciò c'è, quindi non potevo farlo con altri che con lui questo disco. Ma questo disco del resto è anche la copertina è fatta da un amico carissimo mio e di Gian Maria, che è Valerio Berruti, ed è una copertina d'arte perché è un'opera d'arte. Il video è stato fatto da altri due amici registi, Silvia Luzzi e Luca Bellino, insomma tanti amici. Sì, tanti amici, tutte persone necessarie, e non è stata fatta poi, se il disco tra le mani lo vedi, non lo so, anche le foto, state scelte foto di Herbert Eisenberger, che è un amico, e sono foto, anche quelli, io dico sempre, antimercato, no? Perché sono foto di particolari, le mani, il manico della chitarra, non sono le classiche foto dove si presenta l'artista, no? Si esatto. Vede in faccia l'artista. Ma volevo concedermi questo lusso. E hai fatto benissimo, veramente foto anche straordinarie che ci rimandano l'idea e l'immagine di Gian Maria per quello appunto che era e che è, mi permetto di dire. Tra l'altro nel comunicato si dice un uomo diritto. Io spesso dico che in questo periodo difficile, poi povero tempo nostro, lo conferma appieno, ma mi dici che viene da lontano, quindi già vedeva questa cosa. In questo periodo difficile che stiamo vivendo, dico sempre che a me mancano poi, no? Soprattutto i punti di vista dei miei maestri musicali, che possono essere Fabrizio De André, Giorgio Gaber, che oggi avrebbe compiuto 80 anni, e Gian Maria Testa, ci metto sempre. Ecco, cosa
Cosa avrebbe detto oggi Gianmaria di quello che sta succedendo? Lui che ha sempre cantato e raccontato anche tra una canzone e l'altra questo nostro povero tempo. Guarda, avrebbe detto molto con la sua consueta misura e l'avrebbe detto con la poesia. Ed è proprio perché sentivo assordante il silenzio di Gianmaria di fronte a tutto quello che sta capitando nel nostro paese, ma purtroppo non solo nel nostro paese, che anche per questo ho voluto fortissimamente che uscisse questo disco, perché il silenzio di Gianmaria era assordante, non potevo non far sentire la sua voce, e questo è un modo per far sentire la sua voce in questi tempi che noi viviamo. E a proposito di quello che tu hai detto, ora mi piace dire una roba, Gianmaria negli ultimi tempi cantava spesso Hotel Supramonte, sì, in Italia, all'estero, ne aveva fatto una sua versione bellissima, e sempre, ogni volta che fosse in Germania, in Italia, in Canada, prima di cantare questa canzone diceva che di fronte a periodi come questo sentiva più forte la mancanza e la visione e la visionarietà di persone come Pierpaolo Pasolini e come Fabrizio De André. Quindi vedi che il sentimento che tu provi e che hai raccontato prima era un sentimento che era anche di Gianmaria. Abbiamo chiuso un cerchio, grazie Paola per queste parole. E parliamo anche di cose belle. Mi dicevi, sì, fuori onda di un successo inaspettato di questo disco, di testimonianze anche da parte del pubblico che ti stanno sorprendendo. Ce ne vuoi parlare? Ma sì, guarda, credo che la verità di questo disco sia arrivata e allo stesso tempo come questo disco si è andato a colmare una mancanza. Quando Gianmaria se n'è andato, io credo che molti siano stati male, quasi come se gli fosse morto un parente, anche se non lo conoscevano direttamente. E adesso con questo disco mi stanno arrivando dei messaggi pazzeschi da tutto il mondo, devo dire, e tantissimi mi mandano le foto di loro col disco in mano oppure col vinile inserito nel piatto. Ne sto ricevendo tantissime, come se il fatto che questo sia un disco prezioso di nome e di fatto sia stato recepito da tutti, no? E sai, le cose preziose, i tesori, sei orgoglioso, no, di farli vedere, e quindi si è innescato questo meccanismo che davvero mi riscalda tantissimo, perché io mi sono fatta mille problemi, io odio le opere postume, mi dà sempre l'idea che sia un po' un approfittarsi, un andare a scavare tutto lo scavabile, e quindi non volevo assolutamente che si potesse minimamente e lontanamente pensare che ci fosse una speculazione sul nome di Gianmaria, e quindi mi sono fatta veramente mille problemi nella testa, e poi è stata più urgente, più forte la necessità di farlo uscire, incrociando le dita e sperando che anche gli altri lo capissero, e devo dire che non solo l'hanno capito, ma di più, e ognuno ha fatto di questo disco qualcosa di veramente prezioso per sé, e quindi mi fa veramente piacere, perché è assolutamente in linea con quello che era Gianmaria, che era uno che si schivava dal centro, ma anche quando stava nella periferia del mondo accendeva una luce. Bellissima, bellissima immagine. Tra l'altro mi fa piacere questa risposta del pubblico che ti ha confermato che la tua iniziativa, tra l'altro sei una delle persone più vicine a lui, e quindi era fuori di dubbio che fosse fatta col cuore, ma insomma che sia arrivata così come la intendevi al pubblico, che poi sta premiando anche il disco, mi dicevi, no, nella sezione. Beh sì, guarda, incredibilmente è stato ed è credo ancora primo in classifica nella classifica dei dischi CD e vinile su Amazon, sia della musica internazionale, quindi sia italiana sia estera, su Amazon Italia ovviamente, e la roba mi ha fatto quasi ridere perché non è mai successo prima. È vero, è vero.
Beh, è un po' il suo destino, no? Quando ha iniziato è stato più famoso all'estero e adesso è più famoso, insomma, ha più venduto il suo disco purtroppo, insomma, di prima, però c'è stato anche un bel recupero dei suoi dischi precedenti, no? A cominciare dal primo che era stato poi, ecco, edito soltanto in Francia. E vuoi aggiungere qualche cosa, Paola, a questa nostra chiacchierata? Se vuoi anche un ricordo personale, un aneddoto personale o quello che vuoi. Ma non lo so, guarda, io ti posso dire questo, che mi sono chiesta nel fare poi questo disco e poi quando l'ho finito, è stato molto difficile, molto straziante, perché sentire la voce così presente di Gian Maria marca di più l'assenza, sembra Immagino. impossibile che No, non ci è sia. vero, è vero. E quindi è stato molto faticoso, però alla fine io mi ricordo quando l'abbiamo lavorato in uno studio nella periferia di Reggio Emilia e sono tornata di notte, ma proprio notte notte, verso il nord con diciamo il primo master, poi ce ne sono stati altri dopo, però mi ricordo quello ed era metà luglio e l'ho messo nel lettore CD della macchina ed ero ubriaca di gioia perché eravamo riusciti a fare esattamente quello che avevo in testa. E io sono una che è sempre piena di dubbi, mi faccio mille domande, insomma non sono una da mille certezze, però se tu mi chiedi, pensi che a Gian Maria questo disco sarebbe piaciuto? Io ti rispondo senza neanche un briciolo di esitazione, sì. È quello che ho pensato subito anch'io quando ho sentito questo disco. E allora io ti ringrazio tanto, Paola, di averci Ma grazie a te. recuperato queste tracce, di avercene parlato e ti chiedo soltanto un'ultima cortesia di scegliere un brano sul quale salutarci e di presentarcelo in due parole. Ma ne abbiamo parlato all'inizio della nostra chiacchierata. Mi farebbe piacere che tu facessi sentire 10 agosto 10 agosto. e sarei felicissima se ci ascoltasse qualche professoressa di italiano e pensasse a sua volta di farlo sentire ai suoi allievi, perché credo che sia un modo molto potente di far arrivare una poesia, usare la musica. Del resto, i poeti che noi adesso ascoltiamo, studiamo a scuola, parlo di quelli greci, no, latini, spesso erano gente che cantava le loro poesie, no? Certo. E quindi il recuperare questa dimensione della poesia credo sia molto interessante e possa essere un modo per far entrare in contatto ragazzi con la poesia e non fargliela arrivare come qualcosa di polveroso, vecchio, pesante, ma qualcosa di vivo. Assolutamente, questo è, penso sia proprio il modo migliore. Grazie di cuore a Paola Farinetti, allora, per averci regalato queste parole e questa appunto è 10 agosto, la traccia che chiude Prezioso di Gian Maria Testa. Ciao Paola. Ciao. Grazie Marco, ciao, ciao. San Lorenzo io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero, cadde tra spini e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, lontano. E il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano invano. Egli immobile attonito a dita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi.
quest'atomo opaco del male. E tu, cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male.